E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech in un nuovissimo video assai interessante, perché ritorniamo con le recensioni dei prodotti che vado a testare e vi porto di settimana in settimana qui sul mio canale. Infatti oggi abbiamo una casa molto blasonata che io decisamente amo per la sua qualità costruttiva e dei materiali. Ma direi di non perderci in chiacchiere e di parlare di questo JBL Clip 2 dopo la sigla. Una prima caratteristica che devo elencarvi di questo Clip 2 è la sua impermeabilità. Dichiarato un IPX7, che in realtà non so assolutamente cosa sia, ma credo che sia la classica IP67, ma se qualcuno di voi ne sa qualcosa in più me lo scrivesse qui sotto nei commenti. Ho provato questo speaker purtroppo non in acqua, perché purtroppo ragazzi non è periodo per andare né al mare né in piscina, ma sono andato a passare una giornata sulla neve sciando, ma soprattutto snowboardando. Infatti lo legavo tranquillamente al mio zainetto tramite il bellissimo moschettone che è in dotazione e ascoltavo musica durante le mie discese, ma soprattutto durante gli attimi di noia che intercorrono durante una giornata sciistica. Il suo design è assolutamente un punto a suo favore, perché è costruito interamente in plastica e quindi non dovremmo portarci un peso di piombo all'interno dello zaino. Sto giocherellando a farlo saltare a destra e a sinistra, ma ragazzi è perché la sua forma cilindrica ci dà la possibilità di giocarci tranquillamente e senza che si rompa, perché è resistente agli urti, rivestito interamente di questa gomma in soft touch che ragazzi è qualcosa di strepitoso, perché ci dà la possibilità di utilizzarlo, strautilizzarlo senza vedere gli impercettibili graffi che si andrebbero a creare su una superficie opaca o lucida che esso sia. Quindi ragazzi, davvero interessante, super resistente soprattutto, e sulla base per poterlo appoggiare tranquillamente su una superficie senza rovinare la gomma di soft touch abbiamo questa basetta in gomma cilindrica con dei puntini per rialzarlo un pochettino, che è qualcosa davvero di interessante. Mentre sulla parte frontale abbiamo questa grata rigida che sembra quasi di tessuto, infatti credo proprio che lo sia, con questa bellissima placchetta JBL che mi piace un sacco. Di questo colore ragazzi è davvero strepitoso. Come vi dicevo, questo speaker può stare e deve stare sempre all'interno del nostro zaino, perché prima di tutto ha una batteria infinita, 8 ore di riproduzione dichiarate, io sono arrivato circa 7, ma ragazzi sono davvero tante. Sono riuscito ad utilizzarle davvero durante tutta una giornata senza avere problemi di batteria, ma ovviamente se qualcuno di noi non avesse la possibilità di ricaricarlo durante 2 giornate di fila possiamo tranquillamente continuare ad utilizzarlo, e proprio per questo dicevo che deve stare sempre all'interno del nostro zaino tramite il cavo AUX che si arrotola tranquillamente intorno allo speaker senza creare assolutamente fastidi, e ragazzi ci dà la possibilità di utilizzarlo davvero sempre. È dotato dei classici 5 tasti, uno per rispondere alle chiamate, 2 per alzare e abbassare il volume, un altro per accendere il dispositivo e l'ultimo per avviare il pairing. Ma inoltre abbiamo una porta coperta per poterlo ricaricare tramite il cavo micro USB in dotazione, che è qualcosa di strepitoso perché è di colore arancione, proprio come lo speaker Bluetooth della mia prima recensione qui su YouTube. Vi lascio il link qui in alto a destra, una recensione orribile di cui prima o poi cancellerò il video. Passiamo adesso alla caratteristica principale che deve avere uno speaker Bluetooth, ovvero la sua qualità audio. Questo mi ha stupito tanto perché ha dei volumi altissimi, degli alti davvero puliti, dei medi corposi, ma dei bassi mancano un pochino. Ma non potevamo aspettarci di meglio da uno speaker con queste qualità e con queste caratteristiche, perché è davvero portatile e piccolissimo. Unico piccolo dettaglio di questo speaker Bluetooth che mi ha fatto storcere un pochettino il naso è che all'ultima tacchetta del volume del mio iPhone X crea qualche piccola vibrazione il moschettone qui sopra. Probabilmente sarà dovuto all'usura della molla all'interno, ma si crea questa vibrazione quasi impercettibile, che se siamo in una stanza vuota ad ascoltare questo speaker al volume massimo, ma siamo dei pazzi se vogliamo farlo, sentiamo questa piccola vibrazione. Ma dato che normalmente la utilizzo a 3/4 del volume del mio iPhone, assolutamente non c'è alcun problema. È dotato di un LED di stato e di un microfono. LED di stato che ci dà la possibilità di capire quando è acceso, quando è avviato il pairing e soprattutto quando è scarico. Quindi quando lo mettiamo in carica il LED diventa rosso e si spegne non appena lo speaker sarà ricaricato. Ricarica che dura ovviamente in base al caricatore che andrete ad utilizzare all'incirca 2 ore con un caricatore standard. Quindi ragazzi davvero ottimo.
Bene ragazzi, che dirvi? Il video finisce qui. Spero che questo speaker Bluetooth sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, trovate il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Ma ci sono tantissimi colori disponibili, tra cui questa assolutamente sobria, ma tantissime altre davvero colorate e davvero molto belle. Io vi saluto ragazzi e vi dico che dovete assolutamente iscrivervi al canale, lasciare un like a questo video e seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.